Allora, ciao ragazzi, buongiorno. Oggi siamo a Capurso, provincia di Bari. Siamo venuti a trovare due amici, Gaetano e Vincenzo, che ringrazio per l'ospitalità. E niente, questo è un allevamento di pappagalli, qualcosa di veramente bello. Sono più locali e abbiamo fatto una serie di immagini, abbiamo visto una serie di pappagalli, tanti tipi. Allora, Gaetano, ci dici un attimino che tipi di pappagalli alleviamo? Ciao a tutti, alleviamo agapornis, quindi sono maggiormente inseparabili di Fischer, poi ondulati inglesi, coporite, abbiamo qualche coppia di testa di prugna e una coppia di caicco. Io mi sono perso in tanti modi. Sì, abbiamo vari tipi di pappagalli, ovviamente maggiormente l'allevamento è basato sull'ondulato inglese, il cocorite e inseparabili di Fischer. Vincenzo, io ho visto più locali, perché questa distinzione di stanze? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Allora, abbiamo deciso di suddividere le zone per suddividere quelle che sono le fasi del nostro allevamento. Quindi nella stanza di sopra abbiamo deciso di destinarla per il periodo di muta e svezzamento, mentre queste due stanze di sotto abbiamo deciso di destinarle per le cove, per avere un ambiente più tranquillo dove i soggetti hanno meno rumore, meno fastidio, si creano il loro habitat in maniera naturale. E ho notato, non sapevo questa cosa, il fatto che sono già in produzione, quindi abbiamo visto anche dei piccoli. Sì, diciamo, perché noi i pappagallari principalmente iniziamo nel periodo di agosto-settembre la riproduzione. Anzi, diciamo che qui siamo quasi in ritardo rispetto ai tempi che vengono usati solitamente dai pappagalli. Però solitamente gli allevatori di pappagalli iniziano verso i periodi di settembre, agosto-settembre, come ho detto prima, per far sì che la muta e i colori si notano maggiormente nel periodo delle mostre, che inizia da settembre. Ah, quindi insomma la muta ultimata nel piumaggio è più, sì, è più brillante, più definito, si possono vedere quali sono meglio le sfaccettature della seconda parte. Quindi rispetto ai canari iniziamo sia il periodo è anticipato. Sì. È bello. Gaetano, vedevo che la deposizione per i pappagalli è diversa, cioè ci sono dei giorni alterni. Rispetto ai canarini sì, praticamente nel momento in cui c'è la covata la deposizione avviene ogni due giorni e la schiusa parte generalmente 23 giorni a decorrere dalla seconda deposizione, perché cominciano a covare dal secondo luogo in poi. Quindi i giorni sono molto più lunghi rispetto al canarino? Sì, rispetto al canarino, quello sì. Questa è un'altra informazione che non sapevo, per esempio. Tipologia completamente diversa, quindi ovviamente tempi diversi. Certo, come alimentazione, spiegami un attimo perché io i pappagalli non ne so nulla. Allora, diciamo che la tipologia che allevo io, che sono ondulati di colore e forma posizione, loro principalmente mangiano misto semi, che però misto semi basato principalmente su varie tipologie di miglio, miglio bianco, rosso, miglio giapponese, l'avena classica per quanto riguarda gli ondulati di colore, mentre per gli ondulati di forma e posizione diciamo il mangime è un po' più variegato e un po' più carico, quindi presenta anche niger, semi di lino e anche della cartuccia. Per quanto riguarda invece il discorso del pastone, diciamo la base del pastone sia per gli ondulati di colore che forma e posizione è la stessa, però io la vado ad integrare solitamente giornalmente con frutta e verdura fresca, comunque alimenti che danno un apporto proteico sia dal punto di vista di proteine animali che proteine vegetali maggiore, perché durante la fase di cova, giustamente siccome gli ondulati di colore, gli ondulati inglesi fanno covate anche di 7-9 uova, portare avanti 7-9 piccoli per una mamma per il genitore è un po' più impegnativo, quindi bisogna fornire diciamo una spinta in più. E quindi io preparo il mio pastone che quasi tutti gli allevatori di ondulati di composizione preparano giornalmente per conto proprio, quindi ogni mattina mi alzo presto, preparo il mio pastone, come ho sentito fare da qualcuno c'è la prima poppata la mattina e poi il pomeriggio vado ad abboccare, eventualmente lo sostituisco il pastore dall'altra mattina, in quanto essendo comunque un prodotto umido e facilmente le variazioni di temperatura con il caldo, soprattutto per chi inizia ad agosto-settembre, potrebbe deteriorarsi, quindi lo sostituisco e lo cambio diciamo due volte al giorno. Ma la frutta viene mettere all'interno del pastoncino? Sì, io mischio tutto, principalmente io uso carote rosse, broccoli, mela, arancia, anche frullato oppure anche centrifugate, che tendono a morbidire il pastore con quello. Avocadino.
Gaetano, scusami, ma questi tipi di pappagalli, che pappagalli sono? Allora, questi sono pappagalli asiatici, i cosiddetti barocchetti testa di pugna. Sono particolari come tipologie di pappagalli, perché la riproduzione è un po' più complicata e porta via rispetto, perché le coppie generalmente partono dai 3 anni in su. E questi quest'anno raggiungono i 3 anni di età e spero che partano più presto come riproduzione. Generalmente il periodo riproduttivo va da febbraio ad aprile. Quindi a gennaio parto con a stimolare la riproduzione con i semi germinati, sperando ovviamente quest'anno di ottenere i minuscoli. Un'altra cosa che notavo dei pappagalli è che si creano state le coppie che poi rimangono anche nel tempo, a differenza del per quanto riguarda gli inseparabili, una volta che si forma la coppia tende a rimanere sempre la stessa. Per questa tipologia non c'è un legame vero e proprio, perché la coppia si forma solo nel periodo riproduttivo, poi finito quel periodo il maschio e la femmina continuano a vivere, sì, questi si possono tranquillamente anche spostare tra loro. Certo, se la coppia va molto d'accordo e ottiene dei buoni risultati, ovviamente è preferibile lasciare confermati. Quindi questi li vedremo l'anno prossimo. Mi aspero, spero. Vabbè, lo auguro. Grazie. Sono Fontus, detti anche pappagallini del Pacifico. Questi sono i pappagalli più piccoli al mondo. Questa mutazione è la classica mutazione ancestrale, verde classica, e la distinzione tra il maschio e le femmine si può notare principalmente per quanto riguarda il cigliare che ha sull'occhio, perché il maschio presenta una striscia blu, mentre la femmina non presenta nulla. Quello potrebbe essere già un piccolo dettaglio. Poi ci sono altri dettagli che, se non è facilmente identificabile dalla cigliare, per vedere il maschio ad esempio ha più bandature sul blu sulle ali rispetto alla femmina. Questo è il pappagallo più piccolo al mondo, almeno per le specie attualmente conosciute. Come alimentazione la stessa, diciamo? L'alimentazione che loro hanno principalmente segue la stessa degli agapornis, degli inseparabili, quindi sempre un misto basato principalmente sul miglio, panico e avena, e anche scagliola, con inserimento anche di grano saraceno e girasole micro. Io principalmente per i miei soggetti non utilizzo girasole striato oppure miscele a base di girasole striato, perché essendo molto grasso come seme produce anche molto grasso nei soggetti. Però io principalmente, allevando al chiuso, qui da noi al sud non ci sono spazi repentini temperature oppure temperature molto rigide, non avrebbero la possibilità di smaltire questo grasso che loro accumulano. Quindi, come le persone, se ingrassiamo arrivato a un certo punto il nostro fisico non risente, quindi mi sembra anche giusto trattare loro come delle persone, perché alla fine loro sono esseri umani, esseri viventi come noi, viviamo tutti sullo stesso pianeta, sulla stessa terra, quindi meritano rispetto e meritano di essere trattati, anche perché
meglio li tratti e più divertimento hai, nel senso che vedi il loro sviluppo durante la, le fasi di accoppiamento, hai una maggiore ipotetica, i soggetti stanno molto meglio, e poi alla fine, per quello che è il nostro settore mitologico, il divertimento è anche quello di andare in mostra e potersi confrontare con altri allevatori, perché alla fine rimanere qui a allevare solo per la propria passione è bello, sì, attenzione, quello ci deve essere alla base di tutto, però alla fine anche confrontarsi in mostra è la cosa migliore, perché serve a crescere sia dal punto di vista di allevatore e anche soprattutto dal punto di vista personale. Ti ringrazio. Di niente, grazie anche a te. Thank you.